spettatori di lucaniatv.it un cordiale saluto a tutti voi da Pino Carlo Magno in questa splendida scenografia della gradinata qui in Largo Plebiscito a Lauria. Quest'oggi abbiamo un gradito ospite. Quest'oggi accanto a me su questa bella gradinata abbiamo uno scrittore che non nasce scrittore. Si chiama Gino Carlo Magno innanzitutto buonasera Gino. Buonasera, buonasera a tutti. E dal cognome non sembra un cognome del Trentino, ma è un cognome molto meridionale, molto laureata. Perché dagli appunti, ecco qui, Gino Carlo Magno nasce poliziotto, però poi diventa imprenditore. Studia, gira il mondo, collabora con i suoi fratelli in una ditta che parla di alimentazione e ristorazione, poi gli scoppia questa grande voglia, questa grande passione di scrivere e eh, si mette così a realizzare, a scrivere dei libri e ne ha portati qui alcuni eh, questa sera per presentarli al pubblico laureata. Senti Gino, la prima domanda nasce spontanea, diceva qualcuno, poliziotto, poi imprenditore, come mai questa scelta? beh sì è stata una cosa abbastanza semplice poliziotto perché dovevo fare il militare eh, e ho scelto di fare invece arruolarmi in polizia sono stato felicemente a Roma ho avuto un'esperienza fantastica giovane, 19 anni ma eh, in un momento molto bello erano gli anni della dolce vita eh, eh, gli, anni, gli, anni gli anni 60 dopo chiaramente era l'esperienza che volevo fare. L'ho fatta, mi è servita, e però io sono curioso: a me piace vedere sempre altro. E così, cosa è successo? È successo che con i miei fratelli, che mi chiedevano: vieni, torna a casa, faremo qualcosa insieme. E sono tornato a casa e abbiamo fatto molte cose insieme. E Infatti, come dicevo prima, lui collabora con i fratelli il tutt'altro genere, dalla, dalla polizia alla ristorazione e al, al cibo. Perché questa scelta proprio? Ah beh, forse era una cosa di famiglia, occuparsi di cibo, di mangiare. Sì, no, mio papà, già prima che io nascessi, lui faceva il commerciante, vendeva alimentari. E noi ci siamo trovati nel momento giusto, al posto giusto e abbiamo realizzato il primo cashing carry, eh, primo in assoluto proprio in Italia, il mio fratello il primo era stato in Germania, ha visto l'idea, l'ha portata in Italia. In quel momento io sono sempre rimasto commerciante di alimentari ma sono diventato un informatico perché l'azienda aveva bisogno di una tecnologia adeguata per fare i cashing carry, così con IBM e con la Onwel sono diventato un informatico e abbiamo fatto delle applicazioni veramente interessanti. Poi la ristorazione, è chiaro, è una, dagli alimentari, gli alimentari sono arrivati ai supermercati, la ristorazione era lo sbocco più, più immediato, abbiamo realizzato un grande marchio che è Pizza See, che è un marchio a livello nazionale, abbiamo realizzato più di 100 negozi e poi purtroppo la vita ha portato via mio fratello. Noi siamo diventati vecchi e abbiamo lasciato ad altri proseguire il nostro lavoro. A quel punto io avevo due scelte, Pino. O giocare alle bocce ma non sono capace, o guardare i cantieri dove fanno i lavori. Per fortuna mi sono messo davanti al computer e ho cominciato a scrivere. Fortuna mia, non so per gli elettori, ma fortuna mia sicuro. E così nasce il Gino Carlo Magno, scrittore. Beh, ehm, lui ha scritto molti libri, soprattutto il genere giallo, perché venendo dalla polizia, sono polizieschi. E poi però sono anche altri generi. Tu, per esempio, stasera hai portato alla Uria eh, tre libri, mi dicevi prima di, di registrare questa intervista. Sì. Io ho portato un libro che si intitola 3 milioni di passi sotto il cielo. Sono dei cammini fatti. A seguito di un, un evento mio personale non piacevole di salute, ho deciso che era tempo di mettermi a camminare e così ho, ho affrontato parecchi percorsi tipo Aosta Roma a piedi, 1140 km, però mentre camminavo facevo dei cammini anche all'interno di me stesso. Ripassavo tutti quei passaggi fatti e perciò è diventato un libro di racconti reali, veri, tutti vissuti, che può servire anche a riflettere. Poi c'è La pietra che non affonda, un libro che è Poliziesco parla dell'estrazione del petrolio in Valdagri. Chiaramente Brava. questi tipi di attività portano con sé anche sicuramente anche degli aspetti malavitosi perché gira molto denaro ci sono molti interessi perciò lì il mio ispettore che ho creato un ispettore si chiama Giorgio Gregore capitano dei carabinieri e fa un'indagine molto accurata e ne viene a capo l'ultimo che ho presentato al Salone internazionale del Libro di Torino si intitola Il decimo indizio ed è, devo dire, la verità, Pino, adesso molto orgogliosamente, ma lo dico senza vanità, sta avendo un, un, diciamo così, una risposta dalla critica e dai lettori inaspettata. Io sono veramente orgoglioso di essere qui. In un paese dove si legge poco, l'Italia, e i tuoi libri stanno andando bene, come lo spieghi? Sei fortunato tu, o interessano i polizieschi, o anche i romanzi diciamo, autobiografici? Ma guarda, qui bisognerebbe chiedere a qualche lettore, ne abbiamo qualcuno qui davanti. E mi dicono questo: eh, non è sicuramente un vanto, è solo una constatazione che voglio fare. Dicono che i miei libri sono belli, si leggono facilmente, la trama corre veloce, non uso parole o parolacce, eh, no, pro proprio non, 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 appartengo. non mi appartengono. Poi guarda, io sono laureata come te, mio papà è nato qui, questo posto qui che è meraviglioso secondo me, io non l'ho mai dimenticato nel modo più assoluto. E perciò porto quei valori lì, della semplicità, e sembra che piacciono. piacciano. Addirittura pensa che una giornalista ha voluto farmi un articolo senza che io lo sapesse, paragonandomi addirittura a Camilleri. Beh, Beh. È un onore. <ride> Ho dovuto ricorrere a mettere due mattoni nelle scarpe perché volavo, volavo. È un bellissimo complimento, oh, Camillede è il massimo che abbiamo in Italia, che, che ne dica qualcuno però. Sicuramente lui ha saputo realizzare quel personaggio, vedi quel personaggio come il mio Giorgio Gregore, rispettoso della burocrazia, perché sa che ci vuole, la gerarchia ci vuole, ci vuole chi comanda e chi esegue. Però è attentissimo anche a non offendere la personalità, anche del delinquente. Cioè rispettare anche chi ha commesso il reato, anche chi veramente magari meriterebbe una punizione. E lui sicuramente lo, lo, lo fa arrestare, lo, lo, lo fa... ma lo rispetta, rispetta comunque, perché rispetta la persona. E Camilleri fa lo stesso, cioè il commissario Montalbano è una persona che va al dunque ma sempre rispettando le persone. Velocemente, Gino, quali sono gli ingredienti perché un libro abbia successo? Ah, beh, questa sì che è una bella domanda. Beh, un libro deve piacere a chi lo legge. Perciò secondo me bisogna saper trasmettere un po' di emozioni. Le emozioni si possono avere anche leggendo due righe di una bella poesia, oppure, non so, leggendo, rileggendo un libro di Kroning questo grande scrittore che ha saputo narrare le cose in una maniera che io cioè, lo invidio, l'ho sempre invidiato. Perciò l'importante è scrivere quello che uno sente. Vuoi trasmettere qualcosa, devi prima sentirla tu. E poi sicuramente a qualcuno arriva. Il momento della giornata in cui sei più ispirato e quindi, e quindi scrivi. <ride> Ma, guarda. Io inizio a pensarle di notte le cose, poi, secondo il tempo che ho, perché ho comunque degli impegni: ho una nipotina, ho una persona anziana a casa che curiamo. Ma quando mi metto davanti al computer, l'ispirazione viene come un fiume. Se non vengono a tirarmi su dalla sedia, a portarmi a tavola, a mangiare, a bere, a dormire, io rimarrei là incollato fino a quando non ho finito l'ultima riga di, di, di una cosa che per fatto. Devo, devo sopravvivere. Certo. Certo. Gino, senti, una domanda un po' intimista. Hai detto che sei di Lauria, l'avevo accennata anch'io, sei dovuto andare via eh, presto da questa cittadina, ma vedo che la, la ami ancora perché è nel nostro DNA, mi me ci metto pure io. Sì, certo. Ma cos'è che ti manca oggi dove stai te di Lauria? Ah beh, guarda, una cosa molto semplice, la cordialità delle persone. A Lauria ci sono persone cordiali. Persona a quale se gli stringe la mano hai sicuramente stretto la mano a un amico, non c'è la falsità. E poi è l'accoglienza, no, noi lucani, ma noi lucani tutti. Certo. Guarda, io ti faccio un esempio. Nei paesi industrializzati vai, suoni il campanello di Pino Carlo Magno, la moglie ti risponde al citofono e ti dice guarda, Pino è uscita a comprare il giornale, l'aspetti pure lì che fra poco arriva. Se tu vai a Lauria, suona il campanello di Biagio Carlo Magno e dice scusa sono Gino, c'è Biagio? No, guarda, Biagio è andato a comprare il giornale. Vieni su, ti faccio subito il caffè così lo trovi, ti trovi qui quanta lì. La differenza è quella. Non c'è bisogno di commentare. Un'ultima cosa, il futuro di, di Gino Carlo Magno come uomo e come scrittore. Dopo questi tre libri che porti stasera qui in visione a Lauria, che cosa bolle in pentola? Beh, guarda, allora, prima di tutto io devo ringraziare un po' di persone: il sindaco, l'assessore, Lucia Carlo Magno, che ha avuto l'accortezza di invitarmi, e la NEP edizione, la mia casa editrice. E bolle molto in pentola. Io ho tre libri in concorso in questo momento in tre concorsi nazionali, e sto scrivendo un altro libro accenno brevemente riguarda i minori migranti non accompagnati Attualissimo. 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 io prendo sempre gli spunti dall'attualità e con Epedizione c'è un rapporto talmente ormai avviato che mi pressano continuamente quando arriva quando arriva la nuova... perciò penso che entro fine anno sicuramente uscirà questo ultimo libro lo porteremo a roma alla fiera del libro di roma e spero che tanti altri lettori vogliano leggere. Prego, prego. Cioè io voglio invecchiare davanti alla testa del computer. Sì. <ride> Noi te l'auguriamo di cuore Gino. Ci ha inguriosito, speriamo che abbia incuriosito anche i nostri telespettatori ad andare a leggere questo libro, ad acquistarlo, perché abbiamo scoperto con questa intervista, credo stasera, veramente l'umanità e la cordialità di, di questo nostro amico Gino Carlo Magno. E non poteva essere altrimenti, visto che sei laureata. Vabbè, eh, buone cose. Grazie a te Pino. Io ti conosco, ti conosco anche. Di, di, di filmati che ho visto tuoi fatti sempre molto professionalmente molto belli grazie grazie di cuore lo prendo come un complimento è un augurio no, non è un complimento <ride> è una reale constatazione <ride> bene è tutto grazie amici di lucania TV arrivederci